A proposito di solidarietà, quello che il prefetto di Milano fa ai profughi ucraini è un vero e proprio invito, sentitelo. Abbiamo avuto incontri istituzionali col mondo delle associazioni, terzo settore. Tanto si muove sulla base di un'emozione, una solidarietà, si muove spontaneamente. È importante incanalare queste risorse e accompagnare anche chi si muove in autonomia. Noi stiamo vedendo sull'idea di una fase di piccoli appartamentini curati da un'associazione che già ha rapporti, già si muove nell'ambito dell'accoglienza governativa, ma vediamo anche insieme alla Regione quelli che erano gli alberghi che ospitavano i positivi in quarantena e aspettiamo a braccia aperte. Cioè questo è il senso, e sono sicuro che Milano così ragiona, così sente Milano, una città che ha sempre accolto ogni volta con grande partecipazione.